Ciao! In questo video andremo a vedere insieme Karma, il nuovo campione arrivato su Wild Rift, reworkato rispetto alla versione PC, e quindi andremo a vedere abilità, priorità di abilità, una build, le rune, e insomma diciamo questa è un'introduzione. Per quanto riguarda il gameplay, la vetrina è tutto insomma più studiato nel dettaglio, in questi giorni cercherò di spammarla tantissimo nelle mie dirette live su Twitch, quindi venite a vedere che così magari scoprite nuove cose, e poi metterò il video anche qui su YouTube con tutte le nuove cose scoperte. Detto questo, andiamo a vedere le abilità. Ed eccoci qui all'abilità di Karma. Allora, andiamo a vedere subito la passiva, che si chiama Mantra, che dice che ogni abilità lanciata conferisce a Karma una carica di mantra. A 3 cariche, entra in uno stato di mantra che potenzia la successiva abilità di base. Allora, questa cosa qui l'abbiamo vista simile anche con Seraphine, cioè che voi utilizzate le vostre abilità e a un certo punto uno è più potente. Adesso ho messo 0 cooldown e uso la prima, insomma, così a spam, tanto adesso andiamo a spiegare tutte. Vedete adesso che ho 3 cariche sotto di me e tutte le mie abilità sono diventate elettriche e faranno avranno un effetto differente. Adesso vedremo ogni spell che cosa fa di differente quando avete il mantra attivo. E poi c'è questo rumore di sottofondo, non so se si sente forse poco, infatti vabbè, molestissimo. Comunque, se la lancio adesso ha fatto un effetto diverso. Andiamo proprio a vedere che cosa fanno le abilità. La prima, fuoco interiore, spara una scarica di energia che infligge danni magici al primo bersaglio colpito e ai nemici vicini, proprio li rallenta del 35% per un secondo e mezzo. Se è il mantra però, che cosa fa? Uno, fa più danni, proprio di base, tranquillissimi, e in più crea anche una bella pozza sotto che fa altro danno, che dura un secondo e mezzo e che rallenta i bersagli del 50% e poi esplode per fare altro danno. Ecco, quindi adesso la vado a caricare. Ok, adesso avete visto che quando l'ho lanciata non faceva niente, no? E invece se io la lancio caricata fa questo e fa la pozzettina sotto. Se invece la lancio normale fa questo. Andiamo a vedere anche con un bellissimo fantoccio, eccolo qui. Andiamo un attimo ad utilizzarla, eccola. Così lo colpisce normale, così lo colpisce normale. Ce l'ho potenziata, lo colpisce e fa anche l'esplosione sotto, molto semplicemente. La seconda abilità è Volontà di Ferro, che lega fino a 2 campioni nemici nelle vicinanze infliggendo dei danni magici. Se poi loro non si riescono a spostare entro 1,75 secondi, faranno altri danni magici e in più verranno immobilizzati per un secondo. Adesso lo faccio vedere su uno. Tanto faccio così e lo blocca. Adesso mettiamo che ne metto un altro. Eccolo qui. Lo fa su 2. Ok? Se io ne metto un terzo invece qua, lo fa solo sui 2 più vicini. Quindi se io invece me ne vado qui, aspetto, usiamo questa potenziata così non facciamo confusione, vado qui, lo fa sui 2 più vicini. Ok? Cosa succede? Se è potenziata, andiamo a vedere se è potenziata. Se c'è il mantra attivo, tra i bersagli legati si forma un nuovo legame, quindi tra di loro anche. Se c'è un solo bersaglio, il nuovo legame si estende a un ulteriore campione nemico vicino. Se i bersagli non riescono a spezzare tutti i legami, subiscono altri danni aggiuntivi e vengono immobilizzati per 1,75 secondi, quindi più tempo poi dura l'immobilizzazione se riuscite a farla potenziata. Quindi andiamo un attimo a caricare il mantra, ecco, io adesso lo vado a utilizzare, guardate, si è unito proprio tra di loro anche, un cavo aggiuntivo tra di loro, e questo farà fare più danno, più immobilizzazione. Ad ogni modo ogni abilità potenziata fa sempre o più male o più, ecco, immobilizzazioni varie. Tra l'altro vorrei farvi notare quanto range ha questa spell, cioè guardate, questo è il range, è comunque alto, chiaro che se lo fate al bordo loro se ne vanno via facilmente, però questo comunque è un range importante, va anche a creare un attimo di divisione nella squadra avversaria. La terza abilità invece è Ispirazione, che conferisce uno scudo, semplicemente, che dura 3 secondi e che dà 45% di velocità di movimento per un secondo e mezzo, quindi se io me lo tiro, ecco qui, scudo e mi muovo anche più velocemente. Se è potenziato, Karma concentra il suo potere, che guadagna uno scudo che è praticamente il doppio, che decresce nell'arco di 4 secondi e dà 60% di velocità di movimento, che scende al 20% nell'arco della stessa durata. Quindi è uno scudo un sacco più grosso, e poi attorno al bersaglio dello scudo si genera un anello aggiuntivo. Il primo campione alleato ad entrare nell'area dell'anello riceve lo stesso scudo. Quindi adesso io non so se posso creare un attimo un fantoccio amico, mi pare da qui, ecco, un bel fantoccio alleato. Allora io faccio così, gli faccio lo scudo a lui. Lo andiamo a fare, lo faccio vedere potenziato. Se io faccio lo scudo potenziato su di lui, si è creato questo anello. Se io ci entro, bam, mi scudo e mi spido anch'io. Quindi voi lo potete utilizzare sui vostri compagni. Una cosa che voglio vedere, anzi, se ce lo fa vedere, io me lo uso su di me. Mi avvicino, ecco, do lo scudo. Quindi anche se un vostro compagno sta per morire, voi lo volete tipo aiutare. Oddio, sta per morire. Corro verso di te, fate così, andate verso di lui e quando gli entrate in range
e andate appunto anche a mettere lo scudo. La Suprema invece è stata cambiata, perché prima su LOL PC voi utilizzavate la Suprema e potenziavate una spella scelta, mentre adesso avete tutta la questione del mantra. Adesso la spella è bellissima, la Suprema, è l'abbraccio trascendentale, entra immediatamente nello stato di mantra, e ora ci ritorniamo su questo dettaglio, genera un anello di energia spirituale in una posizione bersaglio che fa un sacco di danno e che attira i nemici al suo interno. Quindi andiamo a vederlo così capite che cosa intendo. Se io lo uso, fa questo cerchio. In questo cerchio c'è tanto danno. Mi ha attivato il mantra. Vedete che io adesso ho le spell potenziate? Guarda, vado a fare una spell potenziata. Ne ho zero. La vado a usare. Bam! Ho di nuovo il mantra per la spell potenziata. Quindi questo vi permette di fare delle ottime combo, perché se voi avete già... facciamo così, io non ho usato la Suprema. Ho il mantra pronto, posso fare delle belle combo. Quindi magari vado a utilizzare la prima, poi uso la Suprema e poi uso subito un'altra abilità potenziata. Vediamo anche l'effetto sui nemici. Cioè, se io lo vado a utilizzare così, adesso verranno tirati all'interno quelli. Quindi i fantocci che sono all'esterno vengono tirati all'interno. Quindi una specie di ulti di Orianna, circa. O di Ana, ecco, contemporaneamente, perché comunque un'animazione leggermente differente. Però vi attiva il mantra, quindi come dicevo prima, tirate la prima abilità, fate la Suprema e poi magari andate a utilizzarne un'altra. Molto buona, bellissima questa Suprema, sarà secondo me veramente molto forte come campione. Per quanto riguarda la priorità delle abilità, diciamo che io personalmente, avendola giocata già su PC, ho un'idea di come mi piace giocarla. Quindi di sicuro la Suprema ogni volta che è disponibile. E va bene, questo lo sappiamo sempre. Poi io preferisco alzare la prima abilità subito, specialmente se la giocate mid, e credo che al momento dovrebbe essere meglio mid, vediamo poi come rende anche da support. Così poi posso utilizzare questa abilità il più spesso possibile, anzi andiamo un attimo a rimuovere la ricarica così vediamo quant'è. Così è 7 secondi senza oggetti, quindi con gli oggetti che riducono l'abilità e tutto, è un'abilità che si può spammare piuttosto spesso. Poi qui la scelta ricade in una preferenza o in come sta andando la partita. Se io sto riuscendo a giocare bene, a fare del buon danno e non morire troppo spesso, preferisco alzare la seconda, perché così posso andare a fare più danno possibile e avere le mie due spell di danno alzate. E per ultimo lo scudo. Ma se state soffrendo, se state avendo problemi, se volete scudare un po' di più, e perché ovviamente lo scudo aumenta anche di potenza alzando l'abilità oltre che ne riduce il cooldown, andrete ad alzare lo scudo per secondo e per ultimo il raggetto che unisce appunto i nemici. Quello è qualcosa che dovete, ecco, farci l'abitudine e capire come vi trovate meglio. Vi consiglio di cominciare alzando le spell di danno e lasciando lo scudo per ultimo. Però andando avanti e giocandola più spesso iniziate a capire quando e come, insomma, mixare le cose. E adesso andiamo a vedere la build. Per la build questa è una prima infarinatura come sempre per le nuove introduzioni, poi a forza di giocarlo deciderò di cambiare qualcosa o meno. E quindi partiamo direttamente dagli oggetti. Io ho messo il Ludens Echo per poi andare con il Rabadon, e poi per la classica build con l'Orbo, la penetrazione magica e il Morello finale per ridurre le cure. Chiaro che se avete bisogno di ridurre le cure prima andrete a fare la sfera dell'oblio per poi completare più tardi il Morello, o se non avete bisogno potete andare a fare un altro oggetto magico, quale che sia la maschera anche se è stata un po' nerfata, quale che sia magari addirittura un ladro d'anime per ridurre le cure, oppure una Banshee Veil se ci sono tanti, ecco, nemici magici. Un'altra opzione che poi voglio affrontare e scoprire durante la vetrina, quindi più avanti, è vedere se al posto del Ludens Echo possa funzionare ad esempio un bastone secolare che è più lento a scalare ma che vi dà più statistiche di mana e di vita. Bisogna capire quanti problemi di mana ha, quanto ne spamma e cose del genere. Questo è lo stesso motivo per andare a pensare anche a uno scettro dell'arcangelo. Per ora come build standard vi consiglio quella con il Ludens Echo, perché vi dà velocità di abilità, rigenerazione del mana e comunque un ottimo oggetto, quindi intanto lo andiamo a utilizzare. Come potenziamento delle scarpe ho messo la Zonia, perché comunque andrete vicino con la vostra seconda abilità come se fosse una Suprema di Morgana, rischiate un po' di più rispetto ad altri maghi, tranne quando state facendo del poke della distanza, e perché è un oggetto molto comodo sui maghi in generale. Ovviamente come scarpe gli stivali della Cume di Ionia nel 99% dei casi, perché avete bisogno di avere le vostre spelle proprio più spesso possibile. Per una prima infarinatura di build ci siamo. Andiamo a vedere le rune, perché qui ci sono delle scelte, diciamo, differenti. Secondo me, dopo il buff all'Electroshock, è molto comodo e molto importante utilizzare l'Electroshock. Se proprio odiate l'Electroshock e non lo volete usare, potete mettere l'Aeri. Io vi consiglio di allenarvi, di imparare a usare l'Electroshock, però sappiate che quella è una possibilità. Sulla seconda runa io metto Tempesta Incombente, perché voglio arrivare a quel momento in cui Karma tira delle mega sequoie con la prima abilità. Ma se non vi trovate bene con Tempesta Incombente potete provare a utilizzare o Brutale, nonostante sia stato nerfato un po', e oppure magari andate a mettere Trionfo se pensate di fare tante uccisioni, quindi riprendete la vita all'ultimo secondo per quelle giocate,
o altrimenti debolezza, che dice che se ostacolate i movimenti dei campioni nemici fate più danni. Comunque karma rallenta, snera, immobilizza e così via, quindi non è per niente male debolezza. Io partirò con tempesta incombente, ma sicuramente proverò anche debolezza. Sulla terza io metto quasi sempre corazza ossea, perché tanto di solito gioco contro assassini, gente che ti zompa in faccia, gente che ti fa mega burst, e quindi preferisco avere la corazza ossea. Se non avete un assassino conto, potrete tranquillamente mettere ad esempio cacciatore di tano per andare a accumulare tenacia, oppure magari andate a mettere secondo fiato se vi poccano un po' durante la corsia. Mi trovo molto bene con corazza ossea, anche per le fasi successive in cui a un certo punto ti saltano, ecco, tutti quanti in faccia, ma vedete anche qui come preferite voi sulla terza, io intanto vi do un'idea generale. Per l'ultima, sempre a capire quanto consuma di mana, perché cacciatore genio è straforte, la velocità di abilità che potrete ottenere da questa runa è veramente comoda, perché è un campione che ha bisogno di trovare più velocità d'abilità possibile, ma se non vi fa impazzire potete mettere la faccia del flusso per il mana o la voglia di dolci, nonostante sia stata nerfata abbastanza, specialmente per quanto riguarda i gold che dà. Io proverò a partire con cacciatore genio e vedrò come mi trovo, sicuramente nella vetrina vi saprò dire meglio se ci sarà una scelta migliore tra queste, ma diciamo che adesso in generale uno va a provare un attimo e la differenza la fa l'imparare il campione come si deve piuttosto che una piccola runa. Per quanto riguarda gli incantesimi, io ora giocherò con barriera e con flash, perché siete comunque un mago, siete comunque squishy, è pericoloso, vi possono prendere da un momento all'altro e scoppiare, e quindi la barriera è stracomoda. Quando vi sentirete super confident, al posto della barriera potrete mettere l'ustione per cercare delle uccisioni in corsia. Con il tempo imparerete magari che quel matchup lo potete vincere, che quel tipo di lane la potete gankare, o in base al jungler nemico se è lento o veloce vi ganka spesso. E questo insomma vale, diciamo, ecco, per tanti altri maghi nella mid. Per quanto riguarda il gameplay ve lo farò vedere appunto nella vetrina. E detto questo io vi ringrazio come sempre per aver visto il video fino alla fine. Se vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Vi ricordo che vado in diretta streaming su Twitch tutti i giorni dalle 17 alle 21 tranne mercoledì e sabato, e che come sempre trovate giù in descrizione tutti i link ai miei social. Ricordo che se fate like, commento, iscrizione, tutta quella roba aiuta veramente tanto. Ad ogni modo io vi auguro una buona serata, delle buone ranked e ci vediamo al prossimo video.